Come procede Calippo Tour? Wow! E ora fai Scoopy? Mandici un bravo! Come procede il tuo Calippo Tour? Benissimo! Tutto bene! Bene? È grande, sì, sì! Bene, bene! Siamo pronti per la stagione! Procede molto bene, sì, sì! Quanti ne hai raccattati? Beh, un paio! Ho raccattato di tutto! Cioè, di tutti i colori, testuali parole! Come deve essere sto Calippo per essere attraente? Deve essere messo bene! Le dimensioni contano, diciamo! Bello, bello! Ma bello esteticamente un Calippo come può essere bello? Cabriolet! Deve essere veramente grande, sostanzioso. Come deve essere sto Calippo? Buono, lungo. Profumato? Sì, Ma di colori? Come capita, come viene? Sarò superficiale, però la penso così. E da dove sei venuta? Di là eri a fare il Calippo Tour? No, vengo da molto molto lontano in realtà. Da dove? Dalla Sicilia. Ti sei venuta qui per il Calippo Tour? Ma, ti dirò. Se c'è, Sì. Non l'hai trovato quello giusto? No, no, penso non ci sia, penso non esista. Esiste, esiste, guarda bene, cerca, vada a tutti. Ora vado a cercare. No, no, il Calippo Tour. Ma quel piercing alla lingua. Fai vedere a lui. Questa linguaccia è per voi, guardate, mi raccomando. Io la sincerità. Ma quei due che hai preso stasera, hai preso insieme o uno prima e uno dopo? No, no, uno prima e uno dopo. Ah, insieme no? Sì, sì. Meglio. E che è successo? Sei laureata? Sì, sociologia. Ah, Calippo Tour come procede a proposito di socializzazione? Tutto a posto, tutto regolare. Quanti ne hai presi? Non si dice. Il Calippo Tour che tutte voi fate, come ti sta andando? Ma diciamo non mi posso lamentare. Stasera, infatti, dopo c'ho un appuntamento. Dove? In bagno? No, 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 io pensavo fuori. Il motel? C'ho, no, no, c'ho i miei trombini. E tu c'hai? Hai i miei trombini e ci prendo gli appuntamenti. Wow! Sì. Ma tutte le sere è diverso? No, sì. Se no poi. Che senso c'ha? Come procede il Calippo Tour? Benissimo. Sono stata a Milano, a Genova. Sono arrivata a Milano. Arrivo lì, arrivo in stazione, mi vengono a prendere. E poi tutti si vanno a casa e si fanno le nostre cose. No, giustamente. Quanto ti devono pagare? Come si dice? 50 poca, 100 culo.